Finzione o realtà? Non ci prendiamo per i fondelli, il fatto che siano passati più di 70 giorni senza un governo non è così normale, è vero, ne passarono 82 nel caso di Amato del 1992, ma insomma oggi i paesi occidentali sono un po' più rapidi, nell'epoca del digitale chi è rimasto senza un governo da quel dì? Beh sì, ve ne dico, qualcuno c'è in effetti, l'Iraq non c'è ancora un governo dal 12 maggio, beh non solo l'Iraq, anche Timor Est che è un'isola favolosa dell'Indonesia, dove non conviene andare perché a parte il governo ci sono un po' di pirati. Beh, anche in Libano hanno votato il 6 maggio e non c'è oggi il governo, ma diamogli tempo, sono solo 5-6 giorni dal 6 maggio. L'altra è l'Italia, quindi insomma il fatto che non ci sia un governo non facciamo finta che sia, ma così succede, è un po' ridicolo che ancora siamo lì a pensare che il governo non ci sia. Poi però ti dicono e ti fa venire veramente il sangue al cervello, i mercati si stanno arrabbiando. Oggi l'Italia ha perso il 2%, lo spread è aumentato a 150. Ragazzi, leggete, non ci vuole molto, anzi fate una divisione. Cosa è successo nel mercato italiano dall'inizio dell'anno a oggi? Abbiamo guadagnato l'8%, manco un trafficante di cocaina, chiaro? L'8%! Nel frattempo in Germania, che pensate che è cresciuta del 15%, 20% la borsa tedesca? No, dell'1%. In Francia i ficoni di Macron cosa hanno fatto? È cresciuta del 4%. Voglio dire, semplicemente, con la perdita anche di oggi, la borsa italiana è cresciuta il doppio della Francia, è cresciuta 8 volte la Germania. Ma veramente ci vogliamo far dettare l'agenda politica da come è andata un giorno la borsa, dove è andata, dove è salita e dove è scesa? Siamo dei fenomeni! Dobbiamo arrabbiarci col Financial Times se ci tratta come dei barbari, ma pensare che a trattarci come dei barbari sia la borsa è trattarci come degli ignoranti. Ben più importante è leggere il contratto di 40 pagine, un unicum in Italia, chissà se qualcuno lo saprà leggere, certamente Mattarella ha detto lo voglio leggere, chissà chi glielo presenta, questo ancora non è dato sapere.